Agneta Napolitano, che è la nostra grande organizzatrice della redazione di adesso, e che se non ci fosse lei non andremmo in onda insieme agli auspici di RaiSat. Grazie anche a tutti coloro che seguono la nostra redazione, composta, come voi sapete, ormai da sempre da Alessandro Feroldi, che oggi ci segue e che sta in macchina sull'autostrada che porta a Milano. E speriamo che tecnicamente riusciamo a risolvere alcuni problemi perché i telefoni purtroppo ogni tanto ci abbandonano. Da Stefano Zecchi, da Giulio Maira, il grande neurochirurgo, Davide Moscato, il neuropsichiatra infantile, Tonino Quinto, il nostro critico cinematografico, per dire sempre più bravo, da Giorgio Fresia, insomma tutta la redazione. E il tema di oggi è la burocrazia uccide la democrazia. Allora racconto una storiella. Due leoni si incontrano a Villa Borghese a Roma. Uno è pallido ed emaciato, magrissimo, quasi scheletrico, dall'aria rassegnata e stanca. L'altro invece è grasso, ben pasciuto, ma fortemente preoccupato ed allarmato. Quello grasso si rivolge al compagno chiedendogli cosa gli sia capitato per essere ridotto in quelle condizioni. E quello gli racconta la sua storia. Io vivevo al giardino zoologico e stavo benissimo. Bistecche tutti i giorni, vita tranquilla, leonesse affettuose, anche bonazze. Qualche mese fa al ministero vince l'appalto per le forniture alimentari dello zoo, una ditta che aveva fatto un'offerta molto bassa per il servizio e molto generosa per i funzionari. Questa nuova ditta, non so se involontariamente o meno, commette un errore per me tragico. Mi attribuisce la dieta delle scimmie a base di noccioline invece di quella dei leoni, tutta carne. Ecco la burocrazia. Allora capirai, a forza di noccioline avevo sempre fame e così ho protestato energicamente con il guardiano. Lui disse che il problema è molto serio e mi consiglia di fare una domanda in carta da bollo per chiedere il ripristino della dieta originaria. Passano alcuni mesi, ma non accade nulla, finché, come vedi, che sono diventato così magro da passare attraverso le sbarre e tu come mai sei spaventato? Non mi pare che il cibo ci sia mancato. L'altro leone gli racconta la sua storia. Io sono fuggito dal circo e mi sono rifugiato negli scantinati del ministero. Lì stavo benissimo. Ogni giorno passava un funzionario, un sottosegretario, un impiegato. Io lo mangiavo, ma nessuno si è mai accorto di nulla. Un giorno ho persino mangiato un ministro bello, grasso, pasciuto, ma nonostante i miei timori non è successo niente lo stesso. Tanto pochi se ne accorgono perché uno più uno meno. Oggi però ho commesso un gravissimo errore. Ho spaventato un ragazzino del bar che stava portando i caffè. Non volevo mangiarlo, dato che è piccolo e magro, ma intendevo solo giocare un po' con lui. Dopo 5 minuti, invece, tutto il ministero, la polizia, i carabinieri, i servizi segreti, erano in subbuglio e hanno cominciato a darmi una caccia spietata. E così sto cercando un posto dove rifugiarmi, ma sarà difficile trovarlo, dato il loro accanimento. Eccoci qua, burocrazia, Tacito, arguto storico latino del primo secolo, e sono passati più di 2000 anni, scrive negli Annales: Et corruptissima Repubblica plurime leges. Non plurime leges corruptissima Repubblica, per Tacito, la corruptissima Repubblica è la causa delle plurime leges, sono le molte leggi a rendere corruptissima la Repubblica. E ricorda che sono i disonesti che procurano le plurimes leges, non le troppe leggi creano la corruzione, ma la corruzione crea l'eccesso di norme. Uno studio della Banca Mondiale, compiuto su un ampio numero di paesi, mostra che imprese costrette a fronteggiare una pubblica amministrazione corrotta crescono in media quasi del 25% di meno di quelle che non sono costrette ad affrontare tale problema. Bene. Alessandro Feroldi in macchina, ma insomma, il tuo contributo speriamo che ce lo riesci a dare. Sì, adesso per fortuna sono fermo. Buongiorno a tutti, buongiorno a Diego, Antonietta e gli amici della Ciao. redazione. Dunque, sì, io ricordavo dal liceo il plurime leges, pessime leges, insomma, moltissime leggi, pessime leggi. Mio padre era professore di politica economica, diceva che Vanoni con la riforma fiscale in Italia aveva inquadrato in 5 sistemi di fiscalità, diciamo, tutto proprio dal bigliettino del bar fino a costruire un grattacielo. Qualche anno fa hanno fatto un censimento tra leggi, regolamenti, decreti attuativi, circolari, bla bla bla, tutti con valore di legge, eravamo arrivati a 150.000, quindi credo che solo per leggerle ci vorrebbe una vita.
Dico brevemente, l'ho già detto qualche trasmissione fa, le leggi ci sono, poi non le applica nessuno. Ci sono alcuni esempi eclatanti che faccio brevemente, così poi parlano gli altri. Il primo colossale, secondo me, è il giudice della Corte Costituzionale, Sergio Mattarella, che firma con gli altri giudici una sentenza in cui dice: questo Parlamento non sarebbe in grado di legiferare, esercitare le sue funzioni, perché è stato eletto con una legge elettorale che ha i caratteri di incostituzionalità. Quindi elezioni incostituzionali, Parlamento incostituzionale. Quando questo Parlamento a sua firma incostituzionale lo elegge presidente, mio padre si sarebbe dimesso dopo mezz'ora, Mattarella mi risulta sia ancora presidente. Un altro esempio clamoroso di leggi violate è il passaggio dell'imposizione fiscale dal centro alla località, quindi voi regioni, voi comuni, province potete tassare perché io Stato vi do meno soldi. Morale: le regioni, le comuni e province tassano, ma su quell'importo di bolletta della luce più tassa, lo Stato incostituzionale. La Corte Costituzionale per tre volte lo censura. Tu, Diego Cimara, prova ad andare al tuo comune con in mano tutta l'IVA che hai versato in 15 anni e te fartela dare indietro, non te la danno, punto. Eccessiva burocrazia, fenomeni corruttivi e presenza di criminalità economica incidono negativamente sulla crescita di un paese. Corrado Malanga. Sì, buonasera a tutti. Intanto io vedo la cosa da un punto di vista, fatemelo dire, un po' matematico e un po' fisico, così non prendo le parti né di una ipotetica destra né di una ipotetica sinistra, ma semplicemente della matematica, che va bene per tutti. Allora, più burocrazia vuol dire sostanzialmente più regole, più leggi. Bisogna rendersi conto di una cosa fondamentale. Perché noi abbiamo più leggi, per esempio, di un altro Stato? Perché sostanzialmente le leggi devono regolare qualche situazione che altrimenti senza quella legge non sarebbe regolata. Cioè, io faccio una legge che cerca di mantenere i ladri a distanza del patrimonio pubblico, perché noi abbiamo i ladri che rubano. Se non ci fossero i ladri che rubano, non avremmo bisogno delle leggi. Da questo punto di vista, la quantità di regole e di sottoregole che noi abbiamo è direttamente proporzionale alla disonestà sostanziale della popolazione italiana, che tende in qualche modo a specchiarsi nel proprio governo. Da questo punto di vista c'è una legge fondamentale, che è una legge dell'universo, il secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre. L'entropia è il disordine. Allora, il problema è legato a questo: più regole ci sono, più orpelli dobbiamo superare, più ostacoli ci troviamo davanti, più disordine esiste. Il disordine, secondo un fisico che è un fisico molto importante, si chiama Penrose, il disordine non è tanto una misura dell'energia del sistema, quanto è una misura della coscienza e della consapevolezza del sistema. Uno più cosciente e più consapevole è, più l'energia sua e del sistema che lui abita sarà bassa. Questo cosa vuol dire? Che un aumento di regole nel nostro pianeta, in questo momento parliamo dell'Italia, assomiglia tanto ad una diminuzione dell'entropia dell'universo, cioè a un aumento del caos totale. Perché? Perché il caos totale è legato alla consapevolezza che gli italiani hanno di sé, cioè più meno consapevolezza tu hai e più regole ci saranno. Da questo punto di vista però c'è anche una nota positiva sostanzialmente. Come? Noi saremo una popolazione che non è consapevole di sé? Beh, forse quella potrebbe essere la motivazione del perché abbiamo un governo che ci rispecchia, perché sostanzialmente noi non è che ci possiamo lamentare tanto di un governo che fa le regole, perché il governo fa le regole perché in fondo siamo noi che l'abbiamo eletto, il governo, siamo in democrazia. Allora forse quelle regole vengono fatte per evitare che qualcuno rubi, che qualcuno si comporti male, che qualcuno non segua i canoni normali della democrazia, ma è lo stesso governo a non seguire i canoni normali della democrazia, vedendo tutte le persone disoneste che abbiamo nel nostro Parlamento. Ma là c'è una chiosa finale, che è quella positiva.
Per il secondo principio della termodinamica, principio su cui non ci si può fare niente, neanche il nostro Parlamento ci può fare nulla, l'universo si sta simmetrizzando, si sta tranquillizzando, l'ordine aumenta sempre di più. Quello che sta accadendo ora è che noi facciamo tutto il contrario perché ciò accada, cioè ci stiamo opponendo ad una legge fondamentale dell'universo. Quello che accade è che da questo punto di vista la struttura sociale andrà in un crunch totale, perché opporsi al secondo principio della termodinamica, voi mi insegnate che è come cercare di nuotare contro un mare che ti viene a forza 9 contro di te. Questo creerà una rivoluzione interna, un crack, ma questo crack non sarà, a mio avviso, la rivoluzione culturale, non sarà una rivoluzione armata, ma sarà una rivoluzione coscienziale, l'unica rivoluzione che ci possiamo permettere per poter tornare a fare in modo tale che l'entropia, cioè l'ordine dell'universo, vada verso un aumento totale. Allora, io ridarei la parola a Alessandro Feroldi, così poi lo lasciamo tornare sull'autostrada a casa, dicendo che siamo di fronte quindi a un tema etico e sociale, poiché la corruzione e la criminalità economica violano alla base il principio di uguaglianza e di fatto quello che in qualche misura ha detto in termini alti Corrado Malanga, minando le pari opportunità dei cittadini e delle imprese, alterando le regole dell'iniziativa economica privata e generando assuefazione all'illegalità con evidenti effetti di disgregazione sociale. I governi hanno contratto molti debiti, come sappiamo, per salvare il sistema finanziario. Le banche centrali tengono i tassi bassi per aiutarlo e riprendersi, oltre che per favorire la ripresa. Ma la grande finanza che cosa fa? Usa i bassi tassi di interesse per speculare contro i governi indebitati. Così riescono a far denaro sul disastro che loro stessi hanno creato. È avvenuto, caro Alessandro Feroldi, un distacco netto fra etica ed economia. Alessandro? Ci sei? Pronto? Sentite? Sì. Ah, posso parlare? No, perché è andata via la trasmissione. Sì. Sì, no, volevo dire, ho ascoltato con molto interesse Malanga prima e temo che il rigore delle leggi fisiche, tra cui la termodinamica, non sia applicabile in un paese, e io, scusate, da modesto cronista parlo per esempi. Allora, c'è una regola, come diceva Malanga, siccome sono corrotti facciamo le leggi per evitare che i corrotti prevalgano. C'è una regola elementare che dice: se tu sei sindaco di una cittadina, di un paese in Italia, non ti puoi candidare alle elezioni regionali. Allora, 7 sindaci del Napoletano si sono fatti dare dai vigili del loro paese una multa, una contravvenzione, a norma di legge hanno sospeso il loro mandato in attesa di una sanzione amministrativa o di revoca del mandato. Si sono legalmente, come si dice, candidati alle regioni, siccome è un voto di scambio massiccio in quella zona, saranno tutti eletti consiglieri regionali. Quindi non è tanto la legge fatta per favorire, fermare così, è comunque fatta solo per mantenere il potere di quei pochi che hanno, perché ha ragione Malanga a dire che siamo in democrazia, ma noi non abbiamo eletto né Renzi, né Letta, né Monti. Il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale. Se passa l'Italicum con un terzo del terzo che vota, hai la maggioranza assoluta. Mi dispiace, la democrazia non esiste più da almeno 3 mandati. Ci piacesse o meno Berlusconi, era l'ultimo eletto democraticamente. Bene, Alessandro, ti lasciamo al tuo viaggio verso casa. Ti ringraziamo del tuo contributo. No, ma io... Dimmi. Dimmi. Vabbè. Ti ascolto, voi. Sì, no, ma ti lascio serenamente al tuo viaggio. Noi continuiamo con tutto il rispetto per coloro che hanno i loro ritmi, le loro situazioni, le loro esigenze, perché no? Poi, da parte della nostra redazione, questo tema oggi l'abbiamo costruito assieme a te e insieme a Corrado. Quindi grazie Alessandro. Giorgio Fresia, anticiperei Giorgio dicendo
E continuando il discorso di prima, che insomma in fondo noi spendiamo troppo lentamente e pure male, perché l'Italia da sempre ha difficoltà nell'investire i fondi strutturali che l'Europa destina alle regioni più povere dell'Unione. L'occasione di crescita si dissolve nei mille rivoli della burocrazia, nella sconfinata frammentazione dei progetti finanziati e nella mancanza di un quadro comune che li contenga. Noi sappiamo che ci sono centinaia di comuni che hanno i fondi destinati dall'Europa per varie cose, soprattutto per la cultura o per il restauro delle nostre opere, e che non vengono consumati. Domanda: perché questi fondi che assommano a milioni di euro non vengono usati dai comuni? Giorgio. Io solo dire che ho 5 nipoti che vivono in Svizzera e sono cittadini svizzeri. Se i miei 5 nipoti mi dicono che l'amministrazione svizzera va benissimo, non c'è nessun problema. Ora, perché in Svizzera va tutto bene e da noi non va assolutamente bene? Non si potrebbe imparare qualche cosa dagli svizzeri? Ho finito. Beh, intanto gli svizzeri, mi pare, adesso mi sfugge il dato, in tutto sono circa 2.800.000 abitanti, più tutti i ticinesi italiani che sono arrivati inurbati da pochi anni, ma insomma è facile gestire una piccola famiglia piuttosto che una grande famiglia, e poi virgolette incasinata come siamo noi oggi. Quello che appare oggi nelle more dei barconi di tutti coloro che arrivano e via dicendo, stranamente per coloro che chiedono asilo politico la burocrazia ha una velocità supersonica, e gli stessi incartamenti dovessimo chiederli io e te e ci impiegheremo alcuni mesi, ma ben venga, voglio dire, figuriamoci, che vada così, però questo gap che ci divide tra sudditi e cittadini, cioè noi siamo diventati a mio parere un po' tutti sudditi, insomma è quello che dicevamo prima, questa burocrazia ha ucciso la democrazia. Quale democrazia, si chiedeva Alessandro Feroldi? Dove è andata a finire la democrazia? Bella domanda. Che dici te? Tanto va considerato il carattere degli italiani. Gli italiani sono individualisti, che è una cosa molto bella, perché suscita, risveglia la creatività, l'individualismo, eccetera. Però non hanno il senso sociale gli italiani. E lo Stato serve solo per prendere i soldi, non per darli. Questo fatto è importante, questo individualismo. In Italia ci sono 50 milioni di stati. Ecco, ognuno dice io sono lo Stato italiano e gestisce le cose a modo proprio. Quindi anche lì ci vorrebbe proprio un'educazione, anche di dire siamo uno Stato formato da 50 milioni di persone, non 50 milioni di stati. Okay. Prato Malanga. Sì, dunque, innanzitutto sono d'accordo con Feroldi quando dice che noi non siamo in democrazia, questo sono assolutamente, ma credo che forse siamo tutti d'accordo, credo che 56 milioni di italiani siano d'accordo su questo fatto. La democrazia è un'altra cosa. E va detto anche che la termodinamica e l'entropia è una misura che è stata utilizzata proprio dagli studiosi delle grandi masse per vedere come la popolazione sceglie determinate cose, perché la misura dell'entropia è una misura sostanzialmente di informazioni. Quindi, per esempio, stabilire, sono gli studi americani, usano le formule dell'entropia per stabilire se gli exit poll della loro situazione, per esempio. E devo dire però anche un'altra cosa, che da un certo punto di vista noi facciamo delle regole, ma l'idea che siano le regole che ci salvaguarderanno da un'eventuale decadenza della democrazia in Italia, non funziona così, perché non è importante tanto la regola quanto la onestà della persona che la fa. Cioè, qualsiasi regola ci sia per evitare che tu possa comportarti male e rubare, questa regola ammette matematicamente che ci sia la possibilità di scavalcarla legalmente. Quindi capite bene che l'onestà e la
susseguente diminuzione delle regole che noi dovremmo subito tirar fuori, è improbabile che ci possa tirar fuori in realtà dal problema del caos che noi abbiamo, perché la matematica sostanzialmente mostra quello. C'è la burocrazia che ha fatto sgambetto alle stesse sue regole, come Mazzola che faceva sgambetto a se stesso quando giocava a pallone con i suoi dribbling stretti. Pensate per esempio che noi al Dipartimento di Farmacia abbiamo una docente che è un ricercatore che ha avuto l'abilitazione per diventare professore associato, ma non può diventare professore associato perché nel suo dipartimento c'è già un professore associato che è suo marito e c'è una legge che vieta che due coniugi siano tutti e due professori associati nello stesso dipartimento. Questo perché? Perché c'è stata una legge che doveva evitare gli inciuci dei concorsi truccati. Così un ciuccio del concorso truccato non c'è, ma una persona che è valida questa volta e che potrebbe veramente ricoprire il posto di professore associato non lo potrà mai ricoprire. Questo è veramente Mazzola che si fa sgambetto da solo. In una società di nepotismo esasperato dove i notai, se non sono figli e nipoti di altri notai, non accederanno mai al concorso. Vorrei aggiungere in questa grande calderone di analisi sociologiche che stiamo facendo oggi, che come tutti sanno ormai dai padri fondatori, dai quali in qualche misura questa società era stata partorita, e quindi democrazia nel vero senso della parola, così si voleva da De Gasperi in poi, le categorie sono cadute, non esiste più il proletariato, non esiste più il ceto medio, o se c'è è un intero ceto medio, non esiste più l'aristocrazia. Diciamo prima sudditi e cittadini, ma esiste ancora la borghesia? Vorrei farvi ascoltare questo brano, che è un brano splendido e che fa parte della storia del nostro cinema, molto dimenticato, del neorealismo. Il Cappotto, tratto da Gogol, aveva una colonna. Il Cappotto era interpretato da Renato Raschel e da Ettore Mattia. Un film indimenticabile, bellissimo, nell'immediato dopoguerra. E aveva questa colonna sonora, cantata da Claudio Lolli, La borghesia. Subito dopo, Antonietta, metterei un contributo di Stefano Zecchi sul problema burocrazia. Piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso. E tu non ci puoi far niente, niente. Ok, e allora noi torniamo un attimino in diretta dopo aver ascoltato questo meraviglioso brano scelto appunto da Diego Cimara, e ora andiamo a sentirci la registrazione e il contributo più che altro del signor Zecchi.
L'etimologia della parola burocrazia può spiegare bene il problema che tante volte ci suscita. Burocrazia è l'autorevolezza, oppure l'autorità meglio, dell'ufficio pubblico. Ecco, noi dobbiamo vivere attraverso delle regole, perché le regole nella nostra comunità stabiliscono una giusta ripartizione dei compiti, dei doveri e dei diritti che noi è giusto si abbia e si chiedano. Ora, la burocrazia è quella che regola la nostra vita amministrativa, quindi dovrebbe essere, direi, al centro della nostra comunità, proprio per un criterio di equanimità e un criterio di giusta distribuzione dei nostri doveri e di ciò che ci spetta. Talvolta accade proprio il contrario, cioè che l'abuso di questa autorità dell'ufficio pubblico ci metta in una situazione di assoluta difficoltà, cioè di difficoltà nell'accedere a quelle situazioni che invece per noi sono essenziali, come appunto la richiesta di un certificato, fino alla situazione più complessa che può essere come funziona una ferrovia, un ospedale. Talvolta, ecco, l'abuso di questa autorevolezza finisce per mettere dei granelli nell'ingranaggio che diventano assolutamente inaccettabili da parte del cittadino e diventano invece funzionali e utili, anche da un punto di vista economico, senz'altro utili dal punto di vista del potere di chi gestisce questi uffici. Qual è la strada? Ma la strada è sempre quella del buon senso. Siccome noi non possiamo evitare le regole, siccome noi non possiamo evitare coloro che presiedono queste regole, dalla più piccola alla più grande, dall'ufficio più semplice all'ufficio più complesso, chi ha questa responsabilità deve esercitarla con la giusta intelligenza. Talvolta certe regole applicate con ottusa fermezza finiscono per essere dannosissime, a talvolta addirittura andare contro l'utilità, diciamo, che queste regole stesse dovrebbero avere. Ecco che questo significa che naturalmente, dando per accettata la buona fede e l'onestà del burocrate, dell'alto burocrate, del piccolo burocrate, ecco, dando per scontata la sua onestà, quello che invece il cittadino chiede è l'intelligenza, che significa spesso elasticità nell'utilizzazione del suo potere. E sta di fatto che molte volte, è un dato che ricorre nella storia, si può dire, della nostra civiltà, quando una persona non dotata, diciamo, di grande sensibilità e intelligenza, si trova a gestire un piccolo potere, lo gestisce da aguzzino, e questo evidentemente è ciò che si dovrebbe evitare. L'importanza è sempre una specie di selezione, come ovunque, della persona, e ciò che viene richiesto proprio perché è nella difficile gestione del bene pubblico, dell'interesse pubblico, intelligenza, capacità e, va bene, onestà la diamo per condizione necessaria, però in questi casi non è sufficiente. Ringraziamo il contributo del professor Stefano Zecchi, aggiungendo che si dice da più parti ormai da anni che bisogna promuovere nel sistema amministrativo pubblico le logiche di selezioni e di meritocrazia, oltre a una diffusa cultura della legalità, dell'attività amministrativa e dell'etica pubblica, in particolare per coloro che operano nei settori più esposti a rischio corruzione. Penso alla cosa a cui pensano tutti, l'edilizia. Allo stesso modo, insomma, ragazzi, è un'autostrada che è il cuore della Sicilia, crolla un ponte e la Sicilia è fuori da ogni cosa. Lì, sì, certo,
c'è illegalità inevitabilmente, ma c'è anche la burocrazia che è stata bypassata con le mazzette, vabbè, insomma, è inutile aggiungere altro. Quindi allo stesso modo, per rimuovere alla base una delle maggiori cause di questo fenomeno, andrebbe condotta, a mio parere, una significativa riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini. Siamo sommersi, IMU, TARESTI, TACTUC, delle cose pazzesche. A me sono arrivate adesso delle cartelle di IMU, io non posseggo niente, adesso devo andare a fare le file, cose pazzesche, eccetera, per dire: guardate, avete sbagliato, però ci devo andare, richiedono la firma. Insomma, ci dovrebbero essere adeguate politiche di semplificazione procedurale. Che dici, Giorgio? Penso di sì, che ci vogliono anche delle regole più chiare, più precise, che non si contraddicono una con l'altra, come spesso succede in Italia. Poche regole chiare e che vengono applicate. Allora, Corrado Malanga, abbiamo parlato di criminalità economica, qui non è che dividiamo il campo destra, sinistra, partiti politici, qui stiamo facendo un'analisi sul costume di un paese dove da quando eravamo all'asilo, al giardino d'infanzia, quello che era più forte, quello che era più aggressivo, veniva in qualche modo considerato dai nostri compagni di scuola, e quello che era più educato e quindi più timido veniva emarginato. E allora questa è una società che dice, a Roma si dice: ah, ma sai, scusate, è turpiloquio, ma guarda, quello è un figlio, facendo il gesto, e quello è una brava persona, come per dire, quello è un fesso. Ecco, siamo arrivati a questo punto, Giorgio. Corrado. Riflettevo mentre parlavi, mi venivano in mente alcuni episodi della mia vita, ovviamente, in cui ho potuto constatare questo. Però nel cercare di dare una identificazione al problema che stiamo sviscerando, senza voler dire tutti sono così o tutti non sono così, però il trend è il seguente: le persone si dividono in due sostanzialmente tipologie, cioè le persone che lavorano, che fanno la loro vita, che sono consapevoli di quello che succede, e le persone che invece non lavorano poco, pensano a governare, pensano a fare i soldi, pensano ad utilizzare il prossimo. Ecco, questi sono i nostri governanti. I nostri governanti, la maggior parte di loro, sono persone che non hanno mai lavorato in vita loro, non dico tutti, ma ce ne sono una bella quantità. E per questo cosa vuol dire? Vuol dire che, in linea puramente, facendo una media, la maggior parte di coloro che sono ai posti di governo, che fanno i consulenti di qualche banca o di qualche industria importante, che poi se li togli di lì li metti da un'altra parte, perché devono comunque rimanere sempre nell'entourage del chi comanda, sono persone sostanzialmente che non hanno mai fatto niente in vita loro. Sono soggetti che sono messi lì apposta per il vero e proprio potere, perché proprio perché non fanno niente non romperanno le scatole del potere, che potrà rimanere così a fare quello che ha sempre fatto. Cioè, la società del potere si autogoverna e si automantiene, come tutte le società, anche i globuli rossi fanno così, anche i globuli bianchi, quindi non c'è nessun problema. Questa cosa è aumentata nel tempo, cioè io ovviamente ho la mia esperienza di vita passata dal 1969 a oggi nel Dipartimento di Chimica, che è una piccola società. In questa società cosa ho visto? Trasformare quella società, che sarebbe stata una società della ricerca, dell'eccellenza, in un gruppo di persone che ha vinto concorsi truccati, dove la burocrazia è diventata allucinante: non puoi comprare neanche una gomma per cancellare, perché devi presentare 17 fotografie della retina, siamo finiti nella non possibilità di fare più nulla, cioè la burocrazia in generale ha bloccato, sta bloccando qualsiasi tipo di macchina che può fare qualche cosa. Quindi è come dicevo prima, non c'è niente da fare. Sul secondo principio della termodinamica parla chiaro: la termodinamica trova il sistema per bloccare tutto, perché così non va avanti e si deve andare avanti in un altro modo, che non è questo. Ci vorranno degli anni,
ci vorrà la coscienza delle persone. Però se io dovessi dare una ricetta, ecco, di solito se le cose non le faccio mai perché non mi date consigli su sbagliare da me, mi sento dire, no? Però una ricetta è questa: dove cominciare a cambiare le cose? Secondo il mio punto di vista, nella scuola elementare, che è tra parentesi una di quelle che funziona di più, con l'educazione civica. Ve lo ricordate quando voi andavate a scuola che vi facevano comprare il libro di educazione civica, piccolino, era un libro che non abbiamo mai usato, è vero. Mai aperto, e continua a non essere aperto quel libro lì. E l'educazione civica insegnata ad un bambino piccolo porterà il bambino piccolo a diventare una persona che non può fare a meno di quelle cose che ha letto nel libro di educazione civica, e troveremo dei soggetti che si rifiuteranno di farsi fagocitare dall'entourage della politica, dall'entourage dei faccendieri. Dice: cosa fai? Faccio il faccendiere. Ma perché? Che il faccendiere cos'è? Un lavoro? Ecco, ci rendiamo conto che le persone nuove devono venire fuori, e se non dove? Se non nella scuola queste persone possono venire fuori? Sì, anche Platone nella sua Repubblica fa un discorso, diciamo, di questo tipo, dibattendo su quelle che erano le tesi di Protagora sulla democrazia: il potere in mano a pochi per lasciare il popolo nell'ignoranza. Non fate crescere il popolo perché non lo comanderete mai. Drammaticamente la storia della Chiesa si basa anche quella su questo tipo di impostazione. Troppi secoli sono passati sul dibattito di quello che doveva essere la democrazia e su quello che doveva essere la tutela del bene pubblico. Intendiamoci, che cos'è il bene pubblico? Spesso il bene pubblico è il contributo che una società dà con il suo lavoro, con la sua abnegazione, con il suo spirito di servizio, che non è soltanto portarsi il 27 a casa tutti i mesi, ma è anche partecipare con il proprio lavoro, con la propria concezione di integrazione a quello che dovrebbe essere la crescita di una società. Stiamo vivendo in questi giorni ricordi appassionati di quello che era la resistenza, e in parte la resistenza ha peccato, ma guardiamo l'altra faccia della medaglia: il coagulo di una società che si incontra da diversi lati di quelle che sono le opinioni, le divergenze, le divisioni, per in qualche modo combattere un usurpatore. Un usurpatore di cosa? Un usurpatore di quello che è stato il lavoro dei tuoi padri, dei tuoi nonni, il tuo lavoro oggi, di quello nel quale tu credi. Ecco, la disgregazione dell'etica, tutto quello che si è sbriciolato via via nelle nostre mani. Forse noi abbiamo il difetto di avere i capelli bianchi e di essere nati e cresciuti in una società dove forse in qualche modo il rispetto di questi concetti, di questa etica erano ancora presenti. L'imbarbarimento che appunto dipende dal mancato rispetto del potere. Io non posso rispettare il potere nel momento in cui, faccio un esempio personale ma è eclatante ma è giusto che io lo faccia, vado con le mie stampelle, la mia tessera di disabilità al 100% a Equitalia per pagare una giusta cosa che dovevo pagare, e a un certo punto nella fila due persone mi si avventano contro e dicono: ah, allora anch'io mi procuro due stampelle per non fare la fila, e vado alla cassa dopo essere venuto qui alle 6 del mattino. Ecco, con questo non è che uno vuol dire io ho le stampelle, ho maggiori diritti di te, ma siccome purtroppo non sto bene non posso venire alle 6 del mattino. Allora, che cosa è accaduto tra di noi? Queste persone che si sono avventate contro di me non erano i trogloditi, erano delle persone per bene, almeno così a guardarli, a sentirle come parlavano. Giorgio. Continuo a dire che l'educazione è fondamentale, in questo caso l'educazione civica. Anziché studiare tante materie che non servono proprio a niente, sarebbe importante studiare l'educazione civica e studiare la morale e l'etica, che sono due cose tra l'altro differenti, in modo che
la gente cresce con dei principi morali che sono utili alla società e soprattutto a loro stessi. Quindi l'educazione ritorna a essere sempre il punto centrale, che purtroppo in Italia non c'è, come anche in tanti altri paesi. Certo. Allora, adesso passiamo alle nostre rubriche di medicina. Diamo il via con Antonietta a questo spazio così seguito da tutti i nostri ascoltatori, e quindi con il neurologo Giulio Maira e con Davide Moscato, e poi a concludere il pacchetto con il nostro critico cinematografico Tonino Pinto. Andiamo con il professor Maira. Allora, questo pomeriggio abbiamo con noi il professor Maira. Professore, a lei la parola. Eccomi, grazie. Sì, ecco, oggi vorrei parlare di un argomento relativo così in senso lato al cervello, perché sto per partecipare ad un convegno in cui si parlerà proprio di alcuni aspetti avanzati delle funzioni cerebrali, quindi mi fa piacere parlare di questo argomento con gli ascoltatori. Noi sappiamo che il cervello è uno degli organi più importanti, anzi è l'organo più importante forse del nostro universo, costa di milioni di miliardi di cellule, una delle quali ha milioni di connessioni, quindi immaginate che trama incredibile avviene all'interno del cervello, perché ognuna di queste cellule ha decine o centinaia di collegamenti con altre cellule, e dalla funzione integrata dell'attività delle cellule e dell'attività dei collegamenti fra le cellule risultano le funzioni che noi svolgiamo tutti i giorni: la nostra capacità di parlare, di muoverci, di pensare, di sognare, di avere dei desideri, di avere, cosa più importante, di avere la nostra coscienza. Quindi lo studio del cervello è uno studio molto importante, è un studio che è cominciato, diciamo, nell'Ottocento, quando per la prima volta si vide, studiando un malato che aveva avuto una lesione cerebrale, come alcune aree cerebrali avevano delle funzioni specifiche, e da quella volta si è cominciato a studiare in modo più approfondito il cervello. Quindi oggi sappiamo che ci sono delle aree del cervello che regolano la nostra capacità di parlare, altre aree del cervello che regolano il modo di vedere le cose, la capacità di riuscire a vedere, alcune aree controllano la nostra sensibilità e ci permettono di sentire quando tocchiamo se è una cosa calda o fredda, e altre che ci permettono di muovere, di muoverci. Il cervello ha anche delle funzioni anche più complesse che in un certo senso permettono di distinguere funzioni del cervello destro da funzioni del cervello sinistro. Noi sappiamo che il polmone di sinistra o il rene di destra e il rene di sinistra hanno le stesse funzioni, ma il cervello di destra e il cervello di sinistra in realtà non funzionano allo stesso modo. Il cervello di destra è più il cervello della fantasia, il cervello della poesia, dell'arte, dell'inventiva. Il cervello di sinistra invece è più il cervello della razionalità, quello cartesiano, il cervello che ci permette di analizzare i problemi in modo estremamente analitico. E i due cervelli però devono essere collegati, non lavorano in modo assolutamente indipendente uno dall'altro, ma devono assolutamente essere integrati. Le nostre attività di tutti i giorni dipendono da questo modo integrato di lavorare dei cervelli. Una cosa che è stata fatta, e che appunto è un po' il tema del convegno di oggi, è che le aree cerebrali sono collegate fra di loro attraverso fasci di fibre. Questi fasci di fibre permettono di connettere queste funzioni cerebrali, e c'è uno studio molto importante che sta per essere fatto sfruttando quelle che sono le tecnologie oggi a disposizione. La risonanza magnetica funzionale, per esempio, ci permette di vedere dove sono queste fibre, di individuarle, di capire come i vari centri sono collegati fra di loro, come il centro del linguaggio per esempio sia collegato con il centro che ci permette di parlare, quindi la parte più motoria del linguaggio stesso, e così come per tutte le altre funzioni. Questo è un dato estremamente importante per noi chirurghi, che quando operiamo noi sappiamo ancora meglio di quanto non sapessimo prima dalla sola risonanza magnetica, diciamo, morfologica, che ci dava semplicemente la mappa, l'anatomia generale del cervello. Adesso noi abbiamo anche un'anatomia funzionale. Quindi attraverso questo studio delle aree e attraverso lo studio della connettività possiamo programmare gli interventi, sapere quali sono le zone dove non dobbiamo andare, perché se creiamo una lesione possiamo determinare dei danni gravi ai pazienti. Un'altra osservazione molto importante con cui voglio chiudere questa mia presentazione è relativa alle differenze fra il cervello della donna e dell'uomo. Ecco, tutti ci chiediamo, spesso ci fanno le battute sul cervello della donna e dell'uomo, ma in realtà si è visto che il cervello della donna e dell'uomo
sono diversi, e una delle differenze fondamentali è nella connettività, proprio in questa utilizzazione dei fasci che permettono di connettere diverse aree cerebrali fra di loro. Il cervello della donna si è visto ed è dimostrato ha una connettività molto più ampia del cervello dell'uomo, che cerca di utilizzare i due emisferi cerebrali in modo molto più ampio di quanto non faccia l'uomo. L'uomo utilizza per la maggior parte un emisfero o l'altro emisfero, la donna è in grado di fare interagire gli emisferi in modo più completo di quanto non faccia l'uomo. Questo permette alla donna di avere una capacità di analisi dei problemi e delle situazioni molto più ampia di quanto non sia per l'uomo. Permette alla donna, quello che con un termine molto utilizzato è multitasking, cioè la possibilità di fare più cose contemporaneamente. L'uomo è molto più analitico, però dei problemi uno alla volta. La donna è capace di fare più cose insieme, ma soprattutto di avere una apertura mentale forse più ampia e migliore di quello che può avere l'uomo. Ecco, io con questo chiudo. Probabilmente questo discorso del cervello della donna e dell'uomo possiamo approfondirlo un'altra volta se gli ascoltatori ritengono sia di interesse. Saluto tutti. Grazie professore. Ho arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura, chi l'ha vista, sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto la democrazia. Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Vabbè, del resto, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che la parola democrazia deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione è suggestiva e poetica. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? E allora, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station e RaiSat. Abbiamo con noi in diretta telefonica il professor Moscato, Davide Moscato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo avuto delle domande un po' particolari, diciamo, riguardanti una malattia che spesso prende i bambini in seguito, alcuni dicono, a vaccini che vengono fatti. L'autismo, ce ne può parlare? Allora, sicuramente sì. Cominciamo, ecco, proprio rispondo subito alla sua domanda. Diciamo che proprio pochi giorni fa è stato pubblicato un ulteriore lavoro su 90.000 bambini in cui si è visto che il rapporto tra le vaccinazioni e autismo non esiste realmente, nel senso che tutte le vaccinazioni fatte nella maggioranza dei bambini non hanno nessun rapporto con l'autismo. Ci sono stati vari lavori in passato che sull'ultimo lavoro su 90.000 bambini dimostrano che non c'è nessun rapporto. Semmai ci sono state delle situazioni in cui bambini avessero altri problemi in cui in più le vaccinazioni potessero avere un peso in più, ma mediamente su bambini normali le vaccinazioni non causano autismo. Questo è da sfatare. Cominciamo a parlare di questa patologia. Questa è una patologia molto complessa, è una patologia multifattoriale, ci saranno sicuramente componenti genetiche, ci sono componenti legate alle situazioni infettive, ci sono componenti a quello che può succedere all'età dei genitori, ultimi lavori, ci sono componenti legate anche alla situazione ambientale. E, diciamo, ora come ora non abbiamo ancora la diagnosi precisa perché il piede autismo. Certamente è una patologia molto importante, perché è una patologia che nasce negli anni di vita in cui il bambino deve acquisire delle capacità di crescita. Cioè, in fondo, quando noi abbiamo dei problemi nel periodo della crescita, dall'anno e mezzo in poi, in cui c'è una serie di apprendimenti fisici, psichici e intellettivi, il fatto che qualcosa blocchi il contatto col mondo in alto blocca il nostro apprendimento. Il bambino autistico non ha un ritardo motorio, non ha un ritardo reale ed altro, ha
una situazione di ritardo dal fatto che in quella fase della vita lui non comunica e quindi non apprende quelle che sono le normalità per di sviluppo psicofisico. La cosa più importante, secondo me, è rendersi conto di questa patologia. Perché? Perché questa patologia nasce già a un anno e mezzo, due. Quindi, come tutte le patologie che nascono all'età evolutiva, se noi cominciamo un percorso terapeutico più precoce possibile, più abbiamo possibilità di recuperare, non il 100%, ma di recuperare sicuramente qualche cosa. Quindi la cosa più importante è rendersi conto della situazione. Come se ne rende conto la mamma? Innanzitutto, se c'è un primo figlio, si accorge subito che è un secondo bambino, che è uno tranquillo, non dà fastidio, non guarda gli altri, è abbastanza isolato, non... Cose importantissime, i bambini autistici non dà le braccia, non rivolge lo sguardo, cioè non è un bambino che ti guarda negli occhi, è un bambino ad esempio che utilizza la mano come strumento per toccare gli oggetti, è il bambino che utilizza la mano per andare a prendere il bicchiere dell'acqua, ma non, poi è il bambino buonissimo, che tu lo lasci solo tranquillo, non piange, ha una scarsa capacità di comunicazione. La cosa molto importante è che spesso questi bambini sono presi un medico troppo buoni, perché stanno lì buoni, non si muovono, non camminano. Quindi è importante rendersi tappe di sviluppo motorio, camminare ad alto ce l'hanno, ma ad esempio sono bambini che spesso non parleranno successivamente del cinese, sono bambini fondamentalmente isolati al mondo attorno. Quindi è importante tenere conto, se ci sono, oltretutto parlarne subito col pediatra e successivamente andare a fare una valutazione, perché se c'è nella parola autismo rientra una serie di disturbi che si chiama disturbo globale dello sviluppo, in cui ci sono tantissime caratteristiche. La prima caratteristica è questo dell'isolamento, del non guardare in faccia le persone, di usare gli oggetti come particolari ma nel loro insieme, di non avere una mimica particolare, di avere dei meccanismi stereotipati. Cosa sono i meccanismi stereotipati? Dei meccanismi ripetitivi continui che il bambino fa per calmare tensioni reali. Quando noi vediamo una situazione del genere, che può sia svilupparsi un bambino che a una certa età cresceva normalmente, ma un anno e mezzo o due comincia a ripetere la socializzazione, sia un bambino che non è mai socializzato. A questo punto la cosa più importante è vedere le condizioni del proprio bambino, rivolgersi al pediatra e successivamente cominciare ad andare a una struttura neuropsichiatrica dove sarà fatta una valutazione diagnostica e sarà messo in moto un meccanismo di rieducazione globale. Continueremo la prossima volta a parlare del problema, che è un problema molto grande. Certo, una domanda, se posso farlo, sempre da persona incompetente e soprattutto che non conosce diciamo bene questa tipologia. Ma l'autismo oggi come oggi ha la possibilità di essere curato definitivamente oppure soltanto di migliorare quello che è il comportamento del bambino? Nell'autismo si può migliorare, non si può guarire purtroppo. Alcune forme, allora, ci sono delle forme che si chiamano ad alta funzionalità che possono recuperare tantissimo, quasi la normalità, ma la media delle forme al 70% la malattia rimane. Certamente facendo un percorso continuo si può recuperare abbastanza per inserirsi in un percorso di attività protetta, ma è sempre una patologia molto grave che tocca uno di 6.000 bambini. Va bene, allora cerchiamo poi di approfondire questo argomento la settimana prossima. Va benissimo. Io la ringrazio, professore, e alla settimana prossima. Arrivederla, buona giornata.